Buonasera a voi tutti che ci seguite qui su Liber TV, oggi 10 giugno 2016, e siamo in collegamento con la nostra amica indio radicale non violenta Blanca Briceño per parlare in questa puntata di voci transnazionali, ovviamente di Venezuela, come facciamo ormai da, io penso, possiamo dire qualche anno con Blanca. Grazie di essere qui con noi anche oggi e di diciamo aprirci questa finestra su questo paese dell'America Latina che se la passa, e soprattutto i cittadini di questo paese se la passano molto male. Io faccio una brevissima intro, un'introduzione, un po' per creare una specie di continuità con le nostre puntate passate. Parliamo di questo paese che da un po' di tempo è in un caos, che inizialmente era un caos politico, poi è diventato un caos di ordine pubblico. Sembrava che fosse finito il chavismo, ma qua ci sta poi una, in qualche modo un ritorno tramite appunto Maduro, che è il presidente. Ma questo caos da politico è diventato ordine pubblico, un caos economico, scarseggiano beni di prima necessità, una situazione economica devastata, materie prime che mancano, alcune industrie, grandi industrie che non possono più operare, come ad esempio la Coca-Cola, la stessa birra Polar, che è una birra locale, quindi praticamente un tessuto produttivo che è paralizzato. E ovviamente quando capita questo, soprattutto per quanto riguarda la prima conseguenza è l'assenza di generi di prima necessità, generi alimentari importanti, e cominciano a esserci i saccheggi. Insomma, è una situazione molto, molto particolare. Una situazione peraltro aggravata anche da una sorta di isolamento dal mondo, per esempio per quanto riguarda gli viaggi aerei, la Lufthansa e la LATAM. La Lufthansa sappiamo è una compagnia europea, la LATAM è una compagnia sudamericana, e hanno detto che non copriranno più la tratta per il Venezuela, perlomeno forse soltanto per Caracas. Questo poi ce lo dirà anche Blanca meglio, e questa è una in qualche modo un segnale ulteriore di isolamento di questo paese dal resto del mondo. E io darò subito la parola a Blanca, annuncio che poi vorrei parlare anche appunto del rapporto dell'OEA, l'Organizzazione degli Stati Americani, Sudamericani, di quello che è successo a Mauro Monciatti e di alcune altre cose, ma questo poi insomma cerchiamo di essere sintetici per poter fare più, per coprire più argomenti. La parola a Blanca. Va bene, grazie. Ah, fermi tutti. Blanca, mi sono dimenticato di presentarla come resistente dell'opposizione non violenta Aires Ven. Questo è importante perché, insomma, in qualche modo me l'avevo dimenticato. Ringrazio profondamente Aires Ven, ringrazio profondamente Liberi TV che ci permette questa poter fare un aggiornamento sulla gravissima situazione che sta vivendo il Venezuela. Stiamo attraversando un periodo veramente, si può dire, pericolo di frantumazione o polverizzazione del paese, visto che quello era il verbo che amava l'insepolto per riferirsi ai dissidenti, li doveva polverizzare. Qua qualcuno ha inaugurato l'asfaltare, però insomma, entrambe sono situazioni tristi. Comunque, Gianni, ti ringrazio per questa tua introduzione e sicuramente c'è, oltre al gravissimo fatto che sempre abbiamo denunciato, che è l'olocausto del popolo venezuelano perché abbiamo superato i 300.000 persone vittime del terrorismo di Stato, braccio destro e armato, della problematica socioentropica su cui si centra questo regime, che sono l'odio, la bugia e il terrore. Quindi già con questa cifra credo che l'umanità può, nelle sue organizzazioni internazionali, che comunque da Aires Ven consideriamo da modificare, rinnovare, se non ricostruire, possa prendere un riferimento maggiore, perché è vero che l'Unione Europea ha fatto delle dichiarazioni, ma è vero pure che il popolo venezuelano in questo momento si può dire politicamente è diviso in tre grandi parti. Una di queste parti, che è la resistenza, non ha nessuna possibilità di
di voce non è ascoltata se non ovviamente tramite le reti sociali, perché viene parte dell'ufficialismo e la sua stalinistica costruzione di opposizione, quindi la pseudo-opposizione collaborazionista attuale, si erige come unica rappresentante della opposizione contro il regime di un illegittimo, come il signor Maduro, e quindi diciamo che dal 2013 c'è una situazione totale di incostituzionalità nel Venezuela. Il signore Insepolto, di cui Gianni poi vi dice il nome, E sarebbe Chavez. questo signore si è occupato di distruggere il tessuto produttivo del paese, quindi oggi noi ci troviamo in una totale, non c'è assenza dei beni alimentari primari, iniziamo da lì, e poi tutta la problematica sulla salute. Oltre ovviamente che se c'è un olocausto in atto vuol dire assolutamente che il diritto alla vita non viene garantito in nessun modo. Sicuramente questo processo di distruggere il tessuto produttivo del paese è venuto con meccanismi che giuridicamente li chiamano espropriazioni, ma veramente sono state confiscazioni, in quanto moltissime di queste persone non hanno mai ricevuto il beneficio economico di quanto poteva essere quella espropriazione. Parlavi della Polar, che è sicuramente l'impresa alimentaria più importante. In questo momento sostiene, insomma, la produzione almeno della farina di mais, che è quella che fa il nostro pane quotidiano, che si chiama arepa, con la farina che loro chiamano pan, harina pan, quella prodotta da Polar. L'alimento fondamentale basico, come il pane vostro di trigo, il nostro è di mais e si chiama arepa, ed è produttrice di una delle migliori birre che abbiamo nel paese. Poi a questo punto, ovviamente, essendo tutta la problematica che avevamo spiegato una volta sui quattro cambi della moneta internazionale, gli viene negata alla Polar la somma di dollari, non ha il malto per fabbricare la cevada. Poi dicono che adesso la Polar ha trovato un sistema per cui in modo privato le arriveranno 43 milioni di dollari, però questo gli servirà per arrivare massimo fino a dicembre. Il fatto veramente è che anche il regime, questa situazione di aver distrutto integralmente il tessuto produttivo del paese e quindi trovarsi in un certo momento con un paese rentista, la cui unica produzione monoproduttore di petrolio per questo sistema, benché in precedenza il Venezuela aveva iniziato a fare produzione differenziate, comunque questo sistema si è centralizzato sulla monoproduzione di petrolio, con un sistema rentistico per cui poi agli alti livelli a cui è arrivato il barile di petrolio, ad un certo punto tutto si poteva importare, tutto si comprava, ma in questo momento con la grande crisi e poi veramente con la gigantesca corruzione, dove ciascuno ha raffiato, ma per quantità enormi. Se pensate per esempio che a Houston c'è un processo contro due venezuelani, i quali hanno preso una tangente, uno solo di loro, per una transazione commerciale con petrolio del Venezuela, e la tangente è di 1.000 milioni di dollari. Quindi non so quale paese può sopportare una situazione del genere moltiplicata per quanti siano loro.
In questo momento noi stiamo vivendo veramente ciò che i radicali conoscono molto bene, che è lo sterminio per fame e denutrizione del paese. In questo momento, come parlavi tu, dei saccheggi, questi saccheggi si stanno moltiplicando. Soltanto in questi giorni di questa settimana sono stati più di 160, di cui qualcuno frustrato, ma veramente adesso in questo momento il paese veramente penso che neanche Jorge Luis Borges lo poteva immaginare, per la semplice ragione che è talmente surreale quello che succede. Per esempio, no, qualche settimana fa avevamo nel nostro programma di radio Caminos de Libertad detto e fatto una domanda agli ascoltatori: come è possibile che in un saccheggio c'erano le persone che aspettano che aprano un centro di alimentazione, insomma un galpone, diciamo noi, dove accumulano gli alimenti. Adesso il regime ha inventato un nuovo sistema per generare più corruzione e più indignità e più controllo, no, per schedature, per cui si chiamano i comitè per distribuire gli alimenti di produzione, si chiamano CLAP. E così quando arrivano per esempio ai mercati o in certe zone i prodotti, ebbene quello che doveva essere venduto alla gente, il governo, il regime lo deriva verso questi loro centri, dove devono ovviamente danno una borsetta per persona con questo rappresentante di strada che va a distribuire. O per esempio in San Fernando, San Fernando de Apure, in una zona hanno distribuito 340 borse, ma ci sono 1100 e passa famiglie, per cui a un certo punto cosa può sentire, voglio utilizzare una parola che è padre, benché nel paese la paternità, come quando davo lezione all'università dicevo la paternità irresponsabile deve essere primo problema di Stato, allora tanti anni fa, comunque che ha i figli in casa che piangono perché non hanno da mangiare, questo disperato. Poi in più immaginate allora la quantità di donne che stanno vivendo queste circostanze. Si partorisce nelle file perché sono file lunghissime. Adesso, due giorni fa, è uscita una legge in cui si proibisce far vedere questi eventi e far vedere anche Gianni i linciaggi, perché hanno iniziato anche questi meccanismi. Quindi i prodotti sono lì, diciamo accumulati, e ad un certo punto la gente aspetta, è dalle 3 del mattino che fa, non li venderanno più a loro ma vanno ai club, e quindi la gente entra e assalisce. Quindi veramente, per esempio a Valera c'è stata praticamente, Valera è una zona, una città nelle Andi, all'inizio delle Andi andando verso occidente, nelle Stato Trujillo, e lì è uscito praticamente il paese intero e l'hanno militarizzata perché non riescono più. Ora la domanda, quello che stavo per dire, il fatto strano fra virgolette, è che in uno di questi saccheggi, nel conflitto, allora, due persone sono state ferite, prendono 33, oggi hanno preso 33 prigionieri, le mandano in prigione, e però un poliziotto è morto. Cosa vuol dire? Se un poliziotto è morto, insomma, vuol dire, e questa è la tristezza più grande, che allora già dall'altra parte ci sono pure le armi, esattamente, perché che non è solo il fatto del saccheggio, ma è questa situazione che una volta abbiamo detto, Gianni, a Liberi TV,
che non c'è, nel Venezuela non c'è guerra civile, ma guerra contro i civili. Però avevamo fatto anche un comunicato con l'Alietta su questo argomento. Comunque, uno lento esterminio per denutrizione e la situazione di salute che è gravissima. Ma prima forse che ti parlo della OEA e magari ricordiamo almeno un caso di bambini morti questa settimana, perché ogni settimana leggo almeno due casi a Certo. Caminos de Libertad, volevo toccare il punto dell'isolamento, ma di quale isolamento stiamo parlando? Dell'isolamento dal mondo occidentale, dell'isolamento dal mondo capitalistico occidentale, in quanto il Venezuela è perfettamente inserito nei paesi islamici e soprattutto, diciamo, forti relazioni, addirittura si sa perfettamente che il Venezuela ha somministrato passaporti ai terroristi afghani. Quindi, onestamente, la situazione è molto, molto complessa. Questo isolamento viene anche dal fatto che il primo viaggio che ha fatto Chavez fu giustamente verso l'Iraq a Saddam Hussein. Quindi, Allora, benissimo, sì, no, dunque, ecco, dunque le linee aeree se ne stanno andando, sì. in questo momento però rimane ancora Non il solo deserto. europee, ma anche sudamericane. Come? Non solo europee, ma anche sudamericane. Ah sì, certo, perché in questo momento iniziano certi cambiamenti e comunque. Avevi anche toccato il tema OEA, Sì. della OSA, che volete OSA, Organizzazione Stati Americani, e lì veramente c'è una situazione che Aires Ven l'ha presentato, analizzata in tre parti, cioè una parte sicuramente, la prima parte fu una riunione di cui non si ebbe molta eco. Però diciamo, forse io non ho detto nell'introduzione, praticamente questa organizzazione ha messo, diciamo, sotto osservazione il Venezuela perché ritiene che ci possa essere stato un sovvertimento dell'ordine costituzionale e dei principi sovrani, insomma, che governano un po', che insomma sono alla base di tutte le costituzioni progredite democratiche, insomma, diritti umani, rispetto dei diritti umani e quant'altro. E, ecco, e ci sta appunto questa indagine in qualche modo. Adesso, forse non l'avevo introdotto bene, a te la parola. Ah, va bene, sì, ok, sì, però diciamo, cioè, per applicare la carta e quindi diciamo in qualche modo mettere in riga, se ciò si può, o normalmente l'espulsione dall'organizzazione del paese, ci si vogliono almeno 18 voti, 18 voti non ci sono, per esempio, ma forse è stata per la resistenza. Una benedizione il fatto che l'Argentina non abbia votato a favore, in quanto l'Argentina in questo momento cerca di piazzare proprio a capo delle Nazioni Unite, al posto di Ban Ki-moon, un suo diplomatico che è una donna, e quindi sicuramente non si gioca i voti dei satelliti che vivono e del petrolio e dei soldi del Venezuela, comunque dei paesini e le isole, che comunque un voto, un paese un voto contano, e quindi questa situazione. Sicuramente Almagro ha scritto questa richiesta di questa riunione speciale che è stata negata. Ed è molto lunga, sono 135 pagine, ma bisogna leggerla con moltissima attenzione per vedere che ogni tanto appare un tono forte, dopodiché va svanito, smuzzato come si fa col volume, insomma, in una pièce musicale. Comunque, questa situazione è stata preceduta da una riunione Almagro-Mogherini-Giro. In cui praticamente Aires Ven, nel suo analisi, ha detto questo,
praticamente l'intenzione, che già ce l'ha pure Bergoglio, di eternizzare nell'America Latina il risorgere del comunismo, del socialismo secolo XXI, come si chiama questo totalitarismo criminale e criminogeno. E quindi quando è successa questa prima riunione, abbiamo detto che forse c'era anche una scalata di futuri incarichi, perché i tre hanno incarichi di connotazione internazionale, poi finita il governo, i periodi dove andranno, e Giro è stato pochi giorni dopo, da sottosegretario, è stato nominato viceministro come oggi. Poi c'è stato questo passaggio di una lettera di Almagro a Maduro, con onestamente, se possiamo dire, e chiedo scusa anche Almagro se mai riuscissi a sentirci, che è il summum del ridicolo, perché va con una lettera in tono personale: tu non mi minacci perché io, tu, io non sono traditore, tu sì che lo sei. E così va avanti, che non vi do i commenti nostri, ma per esempio ad un certo punto della lettera di Almagro dice: devi dare indietro le ricchezze che si sono presi nel tuo paese e devi trovare i veri assassini dei 43. I 43 sono i nostri 43 ragazzi di cui abbiamo parlato, e poi addirittura abbiamo fatto uno speciale un 12 febbraio nel 2015 in onore ai caduti e in onore al giorno della gioventù. E quindi tu devi devolvere i prigionieri politici alle sue famiglie. Quindi, onestamente, come se ci sono solo diciamo due o quattro prigionieri, adesso insomma Leopoldo Lopez di Volontà Popolare, partito iscritto all'Internazionale Socialista, il vicepresidente dell'Internazionale Socialista è il presidente dell'Assemblea Nazionale, e quindi si capisce che nel continuismo di queste posizioni di sinistra veramente non ci sono movimenti efficaci verso farci uscire da questa tragedia, perché non si può neanche chiamare dramma quando la gente ha fame, la gente urla per strada: abbiamo fame e stiamo morendo di fame. Quindi sono due livelli diversi, o tre, cioè ci uccidiamo, ci uccidono e ci uccidiamo, poi Blanca, stiamo parliamo prendendo. di prospettive. Siamo col tempo già Ah, verso la vabbè, fine. prospettive Allora, moltissimo tempo volevo fa. introdurti il discorso referendum. Tu come la vedi? C'è un referendum Il che si discorso sono già raccolte delle referendum è contro bene, Maduro. Ecco, tu come ok. la vedi? Bene, diciamo, per noi la posizione del referendum revocatorio, soprattutto proposto da Henrique Capriles Radowski, che ha vinto due presidenziali, se le ha fatte scippare dalle mani, che non ha risposto alle esigenze della gente quando bisognava in modo organizzato e non violento uscire per strada per chiedere il conteggio e queste cose qua, perché l'inciuccio è gigantesco, è difficile che adesso lo spieghiamo, ma più di una rete di. Più di una rete di ragno, e somiglia a un nido di un turpial, che è un nostro uccello nazionale, che è molto complesso, pende da un albero, è un'architettura straordinaria. Quindi le prospettive referendum sono due punti: legalizzare l'incostituzionalità di questo signore, sia perché non ha la cittadinanza venezuelana, e quindi questo sarebbe stato molto semplice: chiedere al presidente di Colombia la carta di nascita al momento in cui si doveva nominare presidente, e forse nel mondo più violento ci sarebbero risparmiati almeno i 3 anni e 30.000 voti per anno, calcolo di tutto assegnato a quest'uomo qua. Il referendum revocatorio, sono esigenti, anche Almagro lo chiede per
entro il 2016, ma hanno già non solo il Tribunale Supremo di Giustizia ha detto non importa la cittadinanza, chi è lì, è lì, e per riaffermare, cioè constatare che le firme sono corrette, adesso hanno parallelamente c'è un altro foglio dove chi ha firmato prima può dire che può revocare la propria firma, quindi toglierla. Il referendum revocatorio non è uscito e le cose che loro hanno detto, per esempio, l'emenda costituzionale, che avevamo spiegato che c'era questa possibilità quando abbiamo spiegato Gianni nel programma precedente cosa poteva fare l'Assemblea nazionale, si Sì. può un vuoto di potere perché non compie le funzioni, perché la gente sta facendo, e poi diciamo no, rimangono le terribili alternative. Che te li posso prospettare con tre brevissime frasi, che sono, diciamo, si può arrivare a un equilibrio per negazione della realtà, oppure un dominio della situazione per una gigantesca repressione, oppure veramente una rottura per crisi sociale e non per golpe di Stato, ma per golpe di Stato. Ci sono semplicemente le quattro prospettive che ti dicevo, tra cui quella che abbiamo anticipato di come la gente parla al general Baduel, e quella parte del general Baduel sarebbero i militari che ancora sono costituzionalisti. È vero che lui è stato 7 anni in prigione, accusato, è stato un prigioniero di Chavez, accusato di corruzione. E adesso è agli arresti domiciliari, però ti leggo qua il messaggio di un post che dice: Venezuelani uniti siamo forti, messaggio del popolo alzi al Marte, il popolo è colui che manda e noi chiediamo i nostri diritti e ognuno dei nostri voti deve essere rispettato. General Baduel, Venezuela, la sua patria, il suo popolo, lo chiamano a difenderla, la volontà popolare che non è altra che la libertà del Venezuela deve essere rispettata a qualsiasi prezzo. Poi ci sono gli altri tre golpi, diciamo, quello là di Maduro o Diosdado Cabello, però c'è anche, e anche questa l'avevamo prospettata tempo fa, che sono quelli che si chiamano lo Centauro, che sono i militari che erano con Chavez al golpe del 4 febbraio del 1992 e vogliono, diciamo, redivivo il. Sarebbero delle forze speciali, o No, sbaglio? non sono forse, no, e sono proprio, ora sono tutti generali perché il Venezuela ha più generali che, sono coloro che hanno fatto il colpo di Stato con Chavez, no? Ecco, che però oggi si sono arricchiti perché sono entrati in tutta questa situazione della narcomafia, eccetera. E non vogliono Maduro e non vogliono Cuba. Quindi questi entrerebbero, non si capisce esattamente con quali proposte, perché apparentemente va ad un vecchio statismo di carattere militare, magari in una sostituzione di interesse con i cifri tra Cuba e Roschi. Quelli oggi, cioè Maduro, Diego Cabello, che io lo chiamo di pelo Puglia perché non posso dire più questo nome, con Paolino Lopez che è il ministro, che ecco lì c'è centrata la protezione dei narcos e dei contrabbandisti, la presenza cubana è lì in questo altro gruppo di militari, adesso è ministro, quindi a capo di questo. Il general Baduel, come avevamo già parlato, ed altre alternative, ma le altre alternative è pure la frantumazione dello Stato in microstati. Io non so esattamente, non vorrei pensare nella Libia, ma sai. Bene, ti raccontavo Gianni che è successo in una zona di Caracas che fu, sono costruzione di case popolari e una volta.
era una zona, lì c'era tutto un lavoro sociale molto interessante che ti potrei proprio raccontare perché l'ho vissuto in Lo prima possiamo persona. raccontare la prossima volta, Sì, certo. certo, certissimo, Sì. cose belle, però in questo momento è proprio preso dalle forze paramilitari. Tu sai che noi come Airesven utilizziamo quel termine, chi vuole fare una traduzione lo chiamano i collettivi sociali. Tu immaginati che per questi saccheggi, dove comunque la polizia, quando riesce a arrivare, riesce a prendere delle persone in arresto, hanno preso 5 di questo gruppo, di uno di questi gruppi paramilitari, e li hanno messo in prigione. Ebbene, questa gente ha avuto delle azioni appunto paramilitari e si sono seduti a parlare, a negoziare, calmare la zona, cioè ripacificare tutto quello che stava succedendo con il vice ministro della vicepresidente della Repubblica, esigono la libertà dei cinque che è già successo, ma in questo momento stanno esigendo anche la destituzione del capo della polizia. Precedentemente avevamo raccontato un caso che su situazioni del narcotraffico nella zona della Colombia, prima e il perché, uno dei perché del bloccheo del rapporto tra i due paesi in quell'allora, bene, in quell'allora avevano destituito subito a richiesta dell'uccisione di uno di questi capi di paramilitare, il cambio del ministro della difesa, ed è successo. Quindi tu capisci che se, come si dice, e abbiamo detto, ci sono 18.000 bande armate, se ognuno ha un territorio, in questo momento poi il paese semplicemente può non esistere più e diventare piccoli Certo, feudi. sì, diventa veramente una situazione incontrollabile, anche perché poi molto fluida e queste persone, come tu ci dici, hanno un potere e una capacità contrattuale forte in qualche modo, anche perché vengono appunto dal potere e dall'ufficialità addirittura invitate a trattare e a influire poi alla fine sulla politica nazionale, perché insomma chiedono destituzioni. Insomma, è una cosa importante. Blanca, siamo in chiusura. Io questa cosa che mi stavi accennando di questo progetto in questo quartiere popolare interessante, ce la racconterai, almeno diciamo ogni tanto qualcosa di positivo di questo Sì, no, è paese. stata una cosa molto bella, Però molto, questa molto nella volentieri. prossima puntata la dobbiamo Sì, fare perché va bene. siamo molto avanti Comunque. e ti volevo anche chiedere, sempre per la prossima puntata, di informarti su una vicenda che pare sia stata scoperta da un giornalista che si chiama Javier Mallorca, credo che si dica così, che scrive sul Nacional. Allora, praticamente pare appunto che abbia Sì. scoperto un piano di addestramento praticamente di forze speciali, Guaycaipuro 2016 è chiamato. Ecco, io per la prossima volta vorrei appunto che magari approfondissimo questi due aspetti. Sia Va quello benissimo. positivo di questo progetto su questo quartiere popolare, poi ovviamente se avverranno delle altre emergenze e delle altre notizie, ovviamente approfondiremo e parleremo anche di quelle. E poi di questo aspetto appunto di queste forze antisommossa e questo piano di addestramento di forze speciali. Va bene, Bene, questo Franco. diciamo, avevamo già in passato parlato dei campi di addestramento dell'ETA di altri terroristi, per cui non è novità, poi 2 milioni di forze pretoriane armate, però volentieri, Gianni, devo dirti, ti annuncio che il dialogo Zapatero è fallito e Zapatero era venuto forse a prendersi i soldini per la campagna elettorale di e veramente speriamo gli spagnoli possano eventualmente guardare verso il Venezuela co cosa succede. Va bene, Va Blanca. Io bene. ti ringrazio di questa tua, appunto, come già definita, finestra sul Venezuela. Purtroppo siamo dovuti andare soltanto in audio per dei problemi tecnici. La linea DSL in Italia è un qualcosa che ci riporta, diciamo, ai tempi remoti,
Speriamo che si adegui presto a degli standard civili. Quello è il problema, appunto, che ci ha imposto questa scelta di andare soltanto con Blanca in collegamento audio. Io ringrazio la regia di Donato Volpicella che si è prodigato facendo miracoli sia per il collegamento sia per quello che vedrete che sarà poi il risultato finale, il montaggio. Grazie ancora Blanca. A ritrovarci su Liber TV per voci transnazionali, in questo caso parlando del Venezuela. Grazie a voi. Grazie, grazie a voi.